prima esperienza come candidata e eletta chiaramente, perché mettere a disposizione una parte del proprio tempo a servizio del paese? Io credo che il nostro paese è un piccolo paese che comunque presenta un'età media abbastanza elevata e quindi, visto che fortunatamente c'è un gruppo di giovani come noi che comunque ha sempre avuto a cuore i temi di questo paese, non solo nell'amministrazione, perché ripeto la prima esperienza politica, però attraverso le associazioni, la Pro Loco, il Comitato Feste, la protezione civile, siamo sempre comunque stati attivi nei temi che riguardano il benessere, diciamo, degli abitanti e anche il nostro futuro, i temi che potrebbero comunque salvare il paese da quei problemi che lo affliggono, come lo spopolamento. Spopolamento, quindi cercare di trattenere chi c'è, quindi anche quelli più giovani, e magari chissà, tornare ad attrarre qualcuno che è andato via e magari torna qui. Ci pensate a questa doppia ipotesi? Sì, assolutamente. Infatti tutto quello che facciamo per il paese è sì, diciamo, mirato al benessere di chi ci vive, ma anche ad attrarre nuove persone. Tutte le iniziative che abbiamo portato avanti finora attraverso le associazioni hanno avuto proprio questo fine e speriamo di dare il nostro contributo in tal senso anche all'interno dell'amministrazione. In particolare io mi occuperò dell'aspetto che riguarda il turismo straniero, essendo comunque laureata in lingue e parlando due lingue straniere, e quello che già sto facendo all'esterno, dando il supporto a questi turisti che comunque mostrano un interesse che è nato Perfetto. spontaneamente per il nostro territorio. Una chiave per lo sviluppo e per salvare questi luoghi del Vastese è quella di unire le forze fra i vari comuni. Non si può pensare più di andare da soli, ma unendosi si possono ottenere tante cose. La strada è questa. Beh, infatti oggi il problema più grande di questi piccoli centri, sì, è vero che in precedenza c'è stato questo spopolamento dovuto a una serie di fattori che è inutile stare a rimpiangere il morto e lacrime perse, insomma. Adesso bisogna semplicemente metterci insieme e cercare di salvare il salvabile. E per salvare il salvabile vuol dire che dobbiamo sconfinare dalla ideologia del paese, dal famoso camballismo che purtroppo nella realtà è inutile nasconderci. Bisogna fare questo salto di qualità. Che prima si fa, meglio è per tutti, non solo per il nostro paese, del quale siamo promotori. E infatti, come diceva anche il sindaco, noi mettiamo insieme tutte le forze di questo nostro circondato, perché diciamo, tutto l'entroterra vastese è alle nostre stesse condizioni. E per quanto riguarda, sì, è vero che i cittadini vanno via dal paese per il lavoro, sicuramente è la prima cosa importante, però è anche vero che molte persone vanno via perché prima, come diceva la consigliera precedente, non ci sono, cioè, diciamo, l'ambiente non è più vivibile nel paese, un po' per una serie di fattori che non sto qua a sottolineare, ma soprattutto la cosa fondamentale sono i servizi. Su queste cose dobbiamo veramente riflettere e trovare delle soluzioni insieme agli altri comuni, perché il problema più grande, visto che la popolazione va sempre più a invecchiare, e quindi il problema del soccorso, il problema della È sanità è un fondamentale. problema importantissimo. Io opero nella Croce Rossa, quindi so cosa significa. E se un soccorso viene da Vasto, conviene portarsi anche il carro funebre dietro, perché fin quando arriva è troppo tardi. Quindi, diciamo, la politica nostra è quella che io già tempo fa, con alcuni gruppi anche del Molise, non so se voi siete al corrente, io sono stato il promotore della Casa della Salute di Canneto. Praticamente abbiamo già messo in atto, già da 2 anni a questa parte, la unificazione dei comuni. Abbiamo fatto deliberare tutti i comuni con delibera comunale dove aderiscono a questo progetto di creare nella Fondo Valletrigna, che sia Canneto è nato solo perché c'era una struttura pubblica, Già pronta. è già pronta e quindi non costava niente, perché la ASL la prima cosa che ci ha detto è che non avrebbe speso un soldo per costruire. Quindi poi che sia Canneto e che sia Celenze, che non è quello il problema. L'importante è che Il si faccia. problema è che in questo territorio dell'Alto Vastese si crea qualcosa di sanità per quanto riguarda il primo soccorso, perché una volta che c'è stato un primo soccorso si tampona, si guarda un po' e poi si decide dove andare. Anche se tutta una serie di uffici unificati, perché in altri Italia esistono gli uffici unificati.
dove in questo territorio si stabilisce una serie di uffici che i cittadini a rotazione possono andare a fare qualsiasi missione che deve fare invece a Vasto. Certo. La valorizzazione, per esempio, dei prodotti tipici della vallata, tutti i produttori della Val d'Etrigna, destro e sinistro, perché questo fiume che per molti anni ci ha divisi dovrebbe essere l'elemento unificante delle due regioni. Parlavo prima di realtà associative che sono fondamentali per la vita di un paese perché sono aggregazione e poi permettono anche un po' di portare il nome fuori, più o meno distanti, il nome del paese. La squadra sportiva è sicuramente uno di questi, no? Un polo di aggregazione per i giovani. Beh, sì, anche perché la nostra squadra è formata, diciamo, dall'80% da gente del posto, sono tutti ragazzi, quindi sono 4-5 anni che portiamo avanti questa politica calcistica, ecco. E pare che, cioè, le nostre soddisfazioni ce le stiamo togliendo. Oltre a un Sì. fatto sportivo, poi di risultati, è chiaro, quando si va in campo si va per vincere, però è proprio il Vabbè, fatto di ma stare insieme, allenarsi, condividere una passione. sì, quello è il bello del gruppo, che comunque riusciamo a far stare unita anche gente un po' più grande che gioca ancora a calcio e comunque con varie cenette. Comunque questo è il bello dello È la sport. parte associativa che poi permette Sì, anche di fare altre cose nel paese, nel comune. eh sì, vabbè. Poi c'è anche collaborazione con la Pro Loco, con la banda, diciamo, con tutte le associazioni. Che sono un po' quelle che tengono in Sì, vita sì, un paese sì, piccolo sì, come sì, Tufino. sì, sì, sì. Questo è il bello, cioè almeno diciamo che a Tufillo come associazione siamo messi bene e speriamo di poter riportare per lungo tempo tutte quante queste associazioni.